Un patto nel segno della trasparenza per sostenere il Made in Italy della filiera del pomodoro di Capitanata, con l'obiettivo di ridare competitività ad un comparto strategico per l'agricoltura italiana. Lo hanno firmato questa mattina a Foggia Coldiretti e Princess, assicurando un futuro sostenibile e duraturo a tutta la filiera. Obiettivo principale: garantire produzioni di qualità, sostenibilità ambientale e sociale. I coltivatori si vedranno riconosciuto un prezzo di acquisto equo. L'accordo si sposa perfettamente con la misura di trasparenza per produttori e consumatori entrata in vigore l'anno passato, dopo che dall'estero sono arrivati nel 2017 ben 170 milioni di chili di derivati di pomodoro, che rappresentano circa il 25% della produzione nazionale. Il 40% del pomodoro italiano viene proprio dalla Capitanata. La provincia di Foggia è leader nel comparto, con 3.500 produttori di pomodoro che coltivano mediamente una superficie di 32.000 ettari per una produzione di 22 milioni di quintali ed una produzione lorda vendibile di quasi 175.000 euro. Cosa prevede l'accordo? I produttori associati a Coldiretti, che sottoscriveranno questo contratto di filiera, si impegnano a rispettare un disciplinare di produzione altamente sfidante, in grado di garantire produzioni di qualità eccellenti. Princess offre ai produttori associati a Coldiretti la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura della durata di 3 anni, introducendo così un'innovazione senza precedenti per la filiera in Italia. I produttori, inoltre, potranno accedere a forme agevolate di credito all'impresa.